Benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi parliamo di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. In modo particolare ci soffermiamo su alcune recenti novità in termini di chiarimenti per quanto riguarda l'applicazione appunto dell'onere della dicitura. Come sappiamo, nell'ambito degli adempimenti in materia di tax credit sui beni strumentali, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei manufatti devono riportare una determinata dicitura a seconda della tipologia di acquisti effettuati e a seconda anche del periodo in cui questi acquisti vengono effettuati. In modo particolare, ecco, con la risposta di interpello numero 270 del 18 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui alla legge di bilancio. Quindi questo orientamento a suo tempo andava in un certo senso a dirimere i dubbi riguardanti l'applicazione della dicitura anche sui beni che certificano la consegna del bene, quali appunto i documenti di trasporto. Dall'altra parte, per quanto riguarda il verbale di collaudo o di interconnessione, siccome questi documenti riguardano univocamente i beni oggetto dell'investimento e quindi non risultano estendibili ad altri manufatti, per questa tipologia di documenti non si applica appunto l'obbligo della dicitura. Bene, con la risposta recente ad un question time, l'amministrazione finanziaria torna ad occuparsi di questo adempimento particolarmente laborioso, posto a carico delle imprese che effettuano investimenti sia su beni strumentali immateriali e immateriali, natura 4.0, ma anche quelli di natura ordinaria. A tal proposito, infatti, gli interroganti fanno presente come l'Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello appunto numero 270 del 2022, abbia fornito una interpretazione forzata ed eccessivamente estensiva dell'onere in commento, avendo appunto affermato che l'obbligo della dicitura deve essere applicato anche appunto sul documento di trasporto. Bene, il Ministero, sentita l'Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato appunto che in generale anche sui DDT deve essere apposto il riferimento normativo, chiarisce tuttavia che l'obbligo in questione si intenderà comunque assolto anche in assenza di una tale dicitura riportata sul DDT, a condizione che la fattura emessa dal fornitore, sulla quale è sempre annotata la norma agevolativa, richiami in maniera univoca il documento di trasporto. Quindi questa interpretazione ministeriale non può che essere accolta positivamente, in quanto si va a snellire, a semplificare il lavoro documentale delle imprese, senza ovviamente limitare le attività ispettive da parte del fisco. Chiudiamo ricordando quelle che sono le modalità di regolarizzazione, appunto, ecco, di una fattura sprovvista di tale dicitura. Allora, in primis bisogna dire che ovviamente una fattura sprovvista della dicitura non è considerata valida e questo determina la revoca della quota agevolativa, fatta salva la possibilità di regolarizzarla. E a tal proposito, l'Agenzia delle Entrate delinea due modalità di regolarizzazione. In caso di fattura cartacea, il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile anche tramite l'utilizzo di un apposito timbro. In caso di fattura elettronica è possibile stampare e conservare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure in alternativa realizzare una integrazione elettronica da unire all'originale e conservare quindi insieme allo stesso. Bene, io vi ringrazio come di consueto e ci vediamo al prossimo appuntamento.